Go to Chris and Chris at the red carpet. The red carpet, where it all began. Chi è cresciuto negli anni 90 se la ricorda in coppia con la sua migliore amica Chris. Insieme erano le Chris and Chris di MTV. Dai palchi e tappeti rossi dei più importanti eventi della musica mondiale hanno intervistato i più grandi artisti, facendo sognare i giovani cresciuti a pane e classifiche musicali. Ora però la vita dell'elettrizzante Chris Record, nata a Toronto, è a Piacenza. È da un anno e mezzo che vivo qua a Piacenza, che mi trovo da Dio, devo dire che è stato un bel cambiamento, perché dopo tanti anni a Milano ho scoperto uno dei gioielli dell'Italia qui a Piacenza, dove si vive bene, il cibo è ottimo, vivere in centro non è come vivere in centro a Milano. Ora da circa 2 anni sono diventata una video communications coach. Ho raccolto tutte le mie esperienze e tutto il mio know-how dal mondo dello spettacolo e li ho trasferiti in un programma di coaching che sono 12 settimane, si chiama Speak with Impact, ovvero parlare con impatto. E insegno agli altri, ai professionisti nel mondo del business, come proprio parlare con gli schermi del computer, on video, e come proprio fare condividere la loro storia. La VJ canadese ha esordito alla fine degli anni 90, diventando uno dei volti più amati dell'emittente televisiva, con programmi come Dance Floor Chart, MTV on the Beach, MTV Select e Stilissimo. Qua si tratta di tipo fine anni 90, perché io ho esordito su MTV nel 98. Mi sembra un sogno. Lavorando con Marco Maccherini, io e l'altra Chris, che tra l'altro è la mia migliore amica in assoluto, e poi tutti gli altri VJ di MTV, abbiamo vissuto una vita jet set, ovvero che giravamo tutte le parti del mondo, sui tappeti rossi, sugli MTV Europe Music Awards, abbiamo intervistato veramente tutti, cioè da Puff Daddy, Spice Girls, Kylie Minogue, Robbie Williams, tutti, cioè Britney Spears. Era bello perché eravamo sullo stesso livello, cioè tipo abbiamo fatto amicizie e abbiamo intervistato George Michael dalla sua stanza dell'albergo, Sharon Stone anche nel suo albergo. E quindi sì, erano degli anni bellissimi.